L'indagine di oggi è il completamento, la chiusura del cerchio rispetto all'operazione che abbiamo fatto la settimana scorsa. E in questa organizzazione che fa sempre capo alla famiglia Gallace, vediamo sempre più coinvolti dei minorenni nella vendita al dettaglio di droga, in particolare di cocaina. Questo denota sempre la spregiudicatezza delle organizzazioni criminali che pur di guadagnare sono in grado di coinvolgere dei giovani, dei minorenni. La settimana scorsa vi abbiamo parlato di un traffico di droga che proveniva dal Sud America, in particolare dalla Colombia, e si estendeva in mezzo mondo. La stessa organizzazione, la stessa struttura, in questa occasione con i carabinieri della Compagnia di Soverato, Nucleo Operativo, Reparto Operativo di Catanzaro, ci siamo occupati della distribuzione della droga in tutta la provincia di Catanzaro. Non è una novità il coinvolgimento di soggetti minorenni nello spaccio al minuto di sostanza stupefacente, non è una novità. Noi come attività di indagine e come esperienze giudiziarie precedenti le abbiamo registrate in diversi contesti territoriali, e anche se prevalentemente questa è una attività, diciamo, che l'utilizzazione di soggetti minorenni avviene soltanto prevalentemente in determinati ambiti. Diciamo, in questo caso il coinvolgimento di minorenni in una struttura di spaccio di sostanza stupefacente che ha dei suoi legami con esponenti di rilievo che gravitano nella cosca Gallace. Questo è un elemento caratterizzante della indagine di oggi. Nella associazione che è stata oggetto della misura cautelare eseguita oggi vi è in particolare un soggetto che è stato anche interessato dalla ordinanza di custodia cautelare della scorsa settimana, che ha riguardato la struttura organizzativa dedita all'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, a conferma di questo legame strettissimo tra l'attività di importazione della sostanza stupefacente e poi l'attività di smistamento sul territorio della stessa sostanza stupefacente. Questo soggetto, che è il collante tra queste due strutture organizzative, ha strettissimi rapporti con esponenti di vertice di quella organizzazione che tradizionalmente gravitano nel contesto associativo 'ndranghetistico della cosca Gallace.